Siamo caduti tutti, papà. No, forse solo io. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Channel switched. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Eccomi. Come qua. Pa 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 ra pa.
User left your channel. Ciao, Talpieno. Grazie per il follow, Talpieno. Salve. È un secondo che spengo tutto, un secondo. Sai che muoio un attimo, poi... Ciao Talpino, si scusa, ho dovuto mutare. No, no, ci sono, ci sono. Era Era pure femmina. Era un fantasma. Anche una bella donna, brava, brava. Mi ha detto niente, bravo, bravo. No, basta, non voglio sapere niente. Mi ha detto che mi sa che me lo devono cambiare il camion, vedi? Ma adesso provo a contattare, aspetta. Tutto bene, Talpino. Sì, non direi qua che passano e ti tirano un colpo direttamente nella testa. Vabbè, vado, faccio... Sì, sì, vai, vai. Ma il camion in vetro lo voglio anch'io. Aspetta, fammelo chiudere che l'ho aperto ad io. Ok. È aperto? Ok, chiuso, chiuso. Arcangelo! Lavorare non si può. Voglio un bar. Andiamo a fare qualche giretto, un bar.
Devo andare in ospedale, che giretto. L'ultimo chiuda. Mi portate voi, per piacere? Sì. Grazie. Impareremo. Quello è nostro? È Mattia. Ah, ok. Io intanto apro il TikTok qua e faccio arrivo. Mi raccomando, tutto bene, tutto bene, Talpino. Voglio che si veda il mio celeste. Allora, mi ha detto Massimo Robertus. Mi sta sul cazzo sta cosa che fanno tutti a gara, eh? Mattia 2 secondi fa mi ha sbattuto in faccia. Dovevamo andare al garage, ha visto che era a sinistra, mi è venuto addosso, senza esitare, proprio così, senza problemi. Ho detto vabbè. Ma cos'è sta cosa? Siamo seri? Go. Eccoci. Sì, ma lo guarda lì. Geschlapa, ja. Mi era slappato anche il sigaro. Pensa un po' chi c'è qua fuori. Porca miseria, ma sono sensitivi. Sì. Giro con quelli dell'armeria. Vieni. Te l'ha detto ieri con chi gira, gira con tutti. Adesso sta con loro, punto. Gianluca non arriva.
Bene. Come bene? Bene, ma non benissimo. Io ho il cappello che è più alto dalla macchina e del distributore. Non so neanche se, come dire, se ti prende lì, ti prende, capito? Sul cappello. No, penso di no. Oh, cazzo. Addirittura. Andiamo via, che è meglio. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Veloce. Yeah. Portami al garage di fianco al Galaxy. Sì, 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 subito. Mettimi il punto, però. Sì. Non ti provare a cambiare canzone. Anche se non la senti, stai fermo. No! No, sei un coglionaccio! Ti sto odiando! L'ho rimessa. Ah. Diventerò tutto rosso, però mi piace. Dovrebbero mettere tipo un Shazam. Non la sento proprio. Per fortuna. Perché l'altro pomeriggio hai fatto un mixaggio mentre era il telefono. Mettevi solo musica e non te ne accorgevi. Ah, vedi che no. Hai tutto. Sì, sì, ho capito. Tutto senza cuffia. Sì, sì. Pensa che ti investiva. Ah, si è portata la moto? Vai, vai, portami al Galaxy. Vola! Oh. Oh, su, dove vai? Ma, qua, ma tu ridi con le mani? No, ma te l'hai visto? Sì che l'ho visto, ma non ridere con le mani, cioè, se ridi non riesci a far più niente, spiegami. Oh, io devo fare dei giri, raga. Io devo andare al custom a far mettere lo sportello nella macchina che qualcuno me l'ha spaccato ieri. Devo portare il camion via di qua perché tanto sicuramente dovranno fare qualcosa e me lo toglieranno. Comunque, Gianlu, hai visto il cartello in testa? Chi? Ok. Beh, vado al custom. Vuole venire qualcuno con me? Non so, come facciamo? Andiamo tutti. Andiamo tutti. Ok. Facciamo da qua che già è andata. Sì, poi prendiamoci, facciamo dare anche qualche riparchetto. Non ce li possono dare, a meno che non c'è Saveria. Perché? All'ingrosso e basta vendono. Ma che è una macchina dei... L'hai vista? No. La macchina dell'ambulanza. Vabbè, che cazzo, devo aver paura anche di loro ora.
No, no, ma c'è qualcosa dentro. Mannaggia. No, vabbè, ma che c'entra? Meglio non toccare, credo. Anche tu hai ragione. Credo che sia così. Poi, guarda questo che si schianta contro di noi. Giallo? Eccezionali, io direi. Basta, Gecko. Ce l'ho al garage di Grove. Aspetta, va. Che schifo. Com'è possibile? Vabbè. Una pizza. Du. Mi sa che questo è il garage di Mirror, eh? Cazzo. Sai qual è quello di Grove? Ci vediamo tra un po'. Va bene. Bella. Mi metti tu il puntino? Non so qual è di preciso, però va bene. Credo che sia questo qui. Però vuol dire che dobbiamo lasciare la moto lì dopo. Ah vabbè, uguale. Meno che non la vuoi portare tu lì al coso. È molto fumante questa. Anche per me fuma. Piri 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 piri. Dum dum pom. Dum dum pom. Uè, ti manca una portiera? Non me ne ero mica accorto, eh. Oh, grazie, che maledetto. Per fortuna ci sei tu, sai? Ma che boia. Ma ti sei accorto? No. È per quello che vado al custom, perché pensavo di averle tutte. Comunque sappi che se fai a ridere quello dietro in moto, mentre sei su con lui, non capisci più un cazzo, non riesci più a girare e ti vai a schiantare. Lo so. Vabbè, uno che guida coi denti non l'avevo ancora trovato. Speriamo che... Andiamo tutti di merda, ma speriamo che qualcuno spari bene, sai com'è? Beh,
Se devo essere sincero, ieri il vecchio un po' le gambe l'ho preso. Lo volevo lo volevo gambezzare. Bravo, Checco, bravo. Abbiamo la polizia dietro, mi sa. Lasciala dietro. Lì a destra. Sinistra. Buono. Via da qui. Cioè, dentro, dentro, dentro. L'ultimo. Salve. Mi manca uno sportello, buon uomo. Ok. Non per causa mia. Pensa un po'. Ok, hai preso il muro, pattacca. Io 1-0 per il cappello. Sì, con cazzo, io sono scappato da quell'altra parte. Stai in seconda. Ah, non ti hanno preso? No, sì, no, sì, a no. Noi stavano a pigliare. Sì. Io sono scappato. Perché te fai sempre quelle cose bruttissime. Le curve te le fai a 180. Ma perché mi era scappato il cappello dallo sportello e per fortuna l'ermano l'ha preso il volo. Eh sì, ma perché l'ho seduto dietro, sennò due non ho visti dei cappelli, capito? E vabbè. Okay, Gianlu, vieni un attimo qui, devo far vedere la moto. E fammo se vedere la moto. Dimmi. Comunque dovete smettere di usare sti cazzo di nomi. Vuoi iniziare a chiamarlo testa di cazzo, pirla, ermano, ti puzza il culo? Ma smetti di dire sti cazzo di nomi. Va bene, ma lo dici sempre. L'altra volta... Ma se ha la se ha il processo l'altro pomeriggio, Eccoci qua. Poi stavo pensando, mi dà anche una pulitina, per favore? Mi dispiace. L'ho già pulita, sciocci. Secondo lei, due pareri, secondo lei è meglio tutta nera opaca o glielo lasciamo questo azzurrino? Ma io farei ancora più appariscente. Io non voglio apparire troppo. Allora no, la lasci così allora. Se non va bene, tutto a posto, ha fatto la fattura? Non la sto facendo. Faccio pure con calma, io non ho fretta. So. Ecco qua. Ma grazie mille, gliela pago subito. Ma grazie, buon uomo, grazie. Signore, ma lei è costretto? Prima o poi approfondirò la sua conoscenza, signore, perché lei vedo che a pelle mi sta simpatico. Sti cazzi, lo sportello mi sta meno simpatico a me. 12.000 pipi, sorbolina! Rischia di farmi tornare i conigli sotto al cappello. Sorbolina, che sberla che mi ha fatto. Va bene, vai, passo via prima che me ne faccia un altro. Arrivederci. Andiamo, ermano. Ma salve, ma ci siamo già visti per caso? Ho già visto un altro signore con rossetto prima. Sì, sempre lei. Cosa dice di bello? Niente, sta facendo un po' di giri in città lei. Ha fatto bene. Io sono venuto, io stavo meglio prima di entrare qua, gli ho lasciato 12.000 verdoni per uno sportello già ammaccato, sciarbolino. Beh, ma lei sta bene a soldi, no? Vedo. Insomma, per star bene a soldi bisognerebbe... Mi tira fuori dal cappello, regà. Lo dico io. Uscissero come conigli. È un mago. Sì, come conigli, escono uguali. Vi saluto, va. Buona giornata. Sembrava un po' sporca lì. C'era un po' di polvere. Io la vedo bella pulita sta macchina. Sì, anch'io. Sembrava ci fosse un po' di polvere. Andiamo. Sai chi sono questi? Certo. Quelli no, cioè... Quelli che si sono cambiati, però.
Pensa che la sua donna deve venire a lavorare a Galaxy. Eh sì. Sarà utile che Ho si cambia. Però ste cose succedono tutte dopo, capito? Non so se mi capisci quello che dico. Ma quant'è che li cerchiamo? 3 giorni? 4 giorni? No, non di quello. Sto dicendo che praticamente... Perché parliamo? Vabbè, dimmi. Dopo... ieri sera, mister Becchiaccio, porca vacca, c'è un polo in mezzo alla strada, t'ha rotto tutto, fratelli. No, io sto bene, quindi non guidare tu sta macchina, altrimenti la spacchi. Dopo quella presa, ieri sera, abbiamo avuto un incremento di forse 90%, capito? Gli occhi addosso, non so se ti sei accorto. Sì, normale. Oggi abbiamo avuto un traffico qua incredibile, comunque. Strana la vita. e bravo Gianluchino, bravo. Comunque... Sono contento per Enrico, ci mancherebbe, sì, però... Sì. Oh, guarda che mangiate più voi che un budrillo, Cioè, sto locale... Io ho speso 250.000 dollari all'inizio... Senza non aver ancora aperto. No, una sera abbiamo aperto. Io ci lascio ogni volta 800 dollari di fattura, penso te. No, ma tu sei un coglione, devi smettere di fattura. Cioè, che cazzo fai? Ho capito, però, ma poi come giustifichi tutti? Beh, scusa. Tutte come... le robe che spariscono, dai. Vabbè, che c'è. No, l'importante è la roba che ci danno. Quello lì mi tira il culo, perché è roba che non possiamo avere noi. I panini, le birre, queste cose qua sono cose... Le teniamo come oro per quello. Arriva il cliente bastardo che dice, se non hai uno dog, vado da un'altra parte. Ti do lo dog. Però te lo faccio pagare caro. Pantanca! Oltre a far schifo, non lo so. Quello che volete. Devi fare conto che sono sempre passato e stavo così, Mi fa conto che lì c'è il processo, su. La vendita. Non ho detto quello. Evito di saltare così magari non torno in ospedale subito. Spero che si rompa anche l'osso che non ha questo qui. Sì. Guarda, sei andato bene che ti ho lisciato, sai? Sì. Non vorrei mai rovinarle il suo cappello. No. Signor Cilindro. C'ho la panna. Oh, non sa tirare un pugno, figuriamoci con le pistole. Non ti piglio. E sei troppo rincoglionito per prendere il pugno. Poi quando ti piglio però... Ecco, ti sbatto fuori. Pattacca, vai al cinema, pattacca. Ah, non sei andato al cinema? Pensavo fosse andato al cinema. Pensavo fosse andato al cinema. Doppierla. Baldracca. Schmandropone. Smetti di grattarti la verga che non ti scappa. Ora che non la trovo più all'improvviso. Vedo, tiri fuori ogni 2 secondi. Quando siamo qui dentro. Sì. Ti sbagli anche fuori tu, te lo dico io. No, io no. No. Tu non mai niente. Lui l'ha cacciata a caso. Lei adesso deve chiedere alla mamma se l'ha cacciata fuori. Ma smettila. Su, stavo scherzando. Mamma mia, siamo permalosi sto mondo. Sì, comunque non si può stare neanche un giorno fermi per colpa di vecchie. È vero, che cazzo facciamo? Ah, non lo so. Gli occhi è prima domani a sto punto.
Io andrei a farmi un giro. Voi avete finito di vendere, vero? Sono 3 giorni che sto fermo, che sto dando solo una mano, non mi entrano neanche 10.000 dollari. Scusa, ieri non hai portato il furgoncino tu? Io quando vado lì vado a fare sempre il guardiano. Allora, la prossima volta di io ho fatto il guardiano l'ultima volta, devo fare gli altri. Io la volta prima l'ho fatta io. Insieme a non mi ricordo chi, il secondo giro dell'ultima volta. La prossima volta bisogna che fai col furgoncino. Non so, se dobbiamo stare qui fermi andiamo a fare un giro in miniera piuttosto. Ti ricordi come si chiama il mio camion? No. Cavoli. Oh, raga, che sei bella addormentata oggi. Striscia pugno. Lu. Oddio, scusate. Pa 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 pam.
Però mi sentite? Sì, sì. Arrivo, eh. That's more. Te via. Porta scuola. Siete spariti tutti? Come cazzo hai fatto uscire? Allo? Uè. Che si fa? Facciamo un giro? Cosa facciamo, ragazzi? A questo punto io direi di sì. Dai, andiamo a cambiarci. Sì, però ascolta, io pensavo di cambiare i colori. Cioè, il vestito va anche bene, ma cambiare anche solo il colore. Perché se tu ci fai caso, anche stamattina io avevo uno che era vestito uguale a me. Non avevo lo zaino, ma ero uguale. Nero, sì, questi stivali neri. Cioè, magari lo prendiamo, andiamo al negozietto, cambiamo colore e siamo a posto. Tanto van bene i vestiti, però almeno il colore... Non so se penso... si può cambiare colore. Io pure l'ho detto. Dai, andiamo a vedere cosa c'è di carino. Va, fammi andare a prendere. Buono. Partire, aspetta, ci stiamo sistemando la machine gun. Anch'io vado a prendere un repair kit, arrivo. Mm.
Sono andato al negozietto, vi ho visto passare a canna. Senti? Ecco. Senti? Mi hai lasciato a piedi. Ma come? Eravate due sulla moto? Ma la stavo andando a parcheggiare e venire in auto con te. Va bene, arrivo. vabbè. Questo gioco fa cacare. Delle meccaniche lentissime. Chiamate. Che messaggio devo cancellare? Hai letto? Che messaggio devo cancellare? Cosa ho letto? No, ho solo quelli di Tony Shop. Va bene, entra, entra. Entra, signor Pino. Andiamo noi. Andiamo lì, andiamo lì. C'è una Mercedes qua. Andiamo lì, andiamo lì. Volete andiamo a fare un carico di magliette, bello nascosto, eh? È rischioso le magliette. Lo so, però non li aspettiamo i Rolex, qui. Ragazzi. Cioè, perché dobbiamo... Perché ho paura che ci servano. Per il prossimo, dici? Lascialo scendere. Deve scendere da solo, è lui che è mezzo mongolo, te l'ho detto. Prima rideva, non curvava più. Mannaggia la miseria, potrà essere roba questa? Vabbè. Tieni. Questo è da 4.000. È arrivato. E do io. E i dadi? Sì, però dovete. Una volta che siete dentro, state fermi, per favore. Mi dite per favore gli scaffali di quello tequila? No, che cosposti da davanti a me. Ecco. Posta lì da davanti a me. Grazie. Collana e sciarpe 91. Giacca. Ci sei? Giacca? 139. Maglietta? 15. Braccia e guanti uguale. 107. Pantaloni 33. Scarpe 25. Vesti? Niente. Borse 35. Poi non si giro con la tracolla. Ma va. Caburz. Che c'ha che vi fa schifo? Crowex. Che dite? Con la scritta dietro Crowex. Oddio. Così, sta roba. Si può usare? Ma che ne so. Non lo so neanch'io. La bandana. La mascherina. Siamo a gang del... No. Ma guarda che si può fa. Guardate il mio colore. Non posso guardare il tuo colore, non ti vedo. È Dexter 2. Quello marrone? Sì. Madonna, possiamo cambiare colore di lì, eh? Per me già il grigio che abbiamo non è male, eh? Sì, il grigio non mi dispiace, ma cos'hai sulla spalla? Appena messo un... Uno lo sai neanche tu. Un tablet. Quel colore mi piace. Quel rosa?
No, quel colore grigio. Così grigio. È una figata quello zaino. Dimmi lo zaino. Visto quello dell'armeria che ce l'ha. Dimmi lo zaino. No, raga, lo zaino no. No, 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 lo zaino no. Cioè, borsa quante ne volete, ma zaino no. Attaccare un adesivo che ci riconosciamo, bello grosso dietro la schiena. Sì. Ma non quello. Facciamo un altro. Più che adesivo, guarda qua, c'era questo, questo qua, guarda. Sì, ma dietro ha dei problemi. Dov'è? Dietro ha dei problemi, Giallo. In che senso? Ha dei problemi. Io la vedo, non li vedo appiccicati gli adesivi. Io sì. Ah no, hai ragione. Già. Vabbè, che cambia, infatti. Ah, che schifo. Dove si mettono? Ah, vabbè, li possiamo anche mettere. Guarda. Throwex. Mi piace, eh? Dove si mettono queste scritte? Non lo so. Decal 45. Che cosa stai dicendo, Giallo? Dove si mettono? Decal. Come? Cos'è? Sotto. C'è sotto borsa. Ah, ok. 35? Se volete, poi possiamo mantenerci lo zainetto e ce lo leviamo dal cazzo. Che numero devo mettere a Decals? 45. Ok. Crowex. Però va levato lo zainetto. Sì. A meno che non ci mettiamo la borsa da mare. Che ecco, con lo zainetto è attaccato senza zainetto. Non è che... Questo? Sì. La, la. In questo caso c'è scritto anche su... Anche sui piedi. Oh cazzo, no vabbè, i pantaloni dobbiamo cambiarci in quel caso. Ah sì. Però non so se è legale andare in giro con sta roba. Sì che è legale. Raga, allora mettiamo in cose, no, cambiamo solo colore. Sigla di qualcuno. Ma sicuramente, se c'è è di qualcuno. Per evitare problemi di nuovo che ci stiamo cambiando ogni due giorni, mettiamo un colore normale, mettiamo il verde, non ce l'ha nessuno verde. Se no grigio chiaro così, ma si vede questo grigio, secondo me. Poi non lo so. Non credo sia una buona cosa mettersi. Ma andate su 16, dove mi detto dei giallo. Facciamo verde giallo. No, no, sti zaini no, regà, no, no, toglieteli dalla testa. Fammi vedere. Che colore facciamo sta maglia? O verde o grigia. Mi piace a me. Facciamo grigio, vai. Facciamo grigio la maglia e verdi pantaloni, che dici? Grigio la maglia, grigi i guanti e verdi pantaloni, va bene. No, i pantaloni verdi non ci vanno, cambiamo pantaloni. Quali hai messo tu? Mi sento tanto bene, mi devo dirli per bene. Aspetta. Ah, guarda i 46, non sembrano brutti. Pantaloni 46 ci sono anche colorati. Questi non sono male, eh. Pare che stanno andando in guerra, però. Cioè, c'è il pannolone. La mia. Se no, questi... Un po' troppo gangster, lascia stare. Ditemi i colori, raga. 49 verde. Stai? Sì, 49-1... No, 46, scusa. 46-1. Sono a 49, guarda questo, guarda. È uguale. Penso sia uguale, sì. Lo zainetto lo togliamo, eh? C'erano quelli sì, oggi che c'erano lo uguale. Zainetto, però mettetevi qualcosa per mettere la roba dentro. Mi raccomando. Basta cambiare colore allo zaino, raga. Lo facciamo grigio, siamo a posto. O grigio o verde, come volete. Verde militare spacca. Bello verde militare. Che dite con la giacchetta così? Raga, ma io non lo sto vedendo. Giallo, ma che è quella roba? Volete dire perché vai a scuola. Volete dire colori? Sì. Borsa? Dai, borsa il colore 4, guarda se ti piace.
No, la borsa è il numero di borsa. 35, colore 4. Addò. Scarpe. Mica brutto. Le scarpe possiamo tenerle anche... 27. Ok. Ma no, brutto, brutto. Sono sporche, fra, sembrano quelli... Sì. Di Travis. Guarda le scarpe 35. Puoi metterle verdi. Eh? Scarpa 35, colore 1, le fai verdi. Viste? Parlagli tu che non mi sente già. Ah, ok. Ma ti sento bassissimo, capito? È normale, ormai sono entrato così. Ti ripeto i numeri. Ti ripeto i numeri, così sei tranquillo. Giacca 139. Aspetta, mi senti? Sì. Ho fatto buco. Cazzo. Buon caffè, buon caffè. Buon coffee. Dal pieno, grazie per il follow. Non siamo messi male così, Giallo. Giallo, prova a metterti sta berretta. Prova a mettere 5 nei cappelli. Preso la pettinatura più bastarda che ci sia, secondo me. Sì. Sti occhiali vanno bene? Direi sono ottimi. No, no. Guarda qua, va. Dici così? Sei bellissimo. Qualcuno ha fatto esplodere un idrante, vabbè. Dimmi che ci sono questi occhiali grigi. No. Oh, questi occhiali mi ispirano sempre di più, vaffanculo. Che devo dire? Anche questi, non scherzano. Guarda che figata. Naturalmente io il cappello non lo posso mettere. Scusate. Che c'è, avete? 200 dollari di Dermish. Ma hanno prestati pure a me, pensare. Va bene. Comunque, ma lì è... Aspetta. Ah, lì è quello del Galaxy. Viene. Sì. Vabbè. Ma ne posso fare una domanda? Dimmi. Non è che lavoro fa, perché io sto cercando lavoro e non c'ho... Barista. Dice che sto cercando lavoro e proprio non c'ho... Dovete andare, secondo me. Fare in culo. No, ma che... Perché? Se conclusione tutti... affrettata, io non tutti vi capisco. Tutti quanti mi mandano a fanculo, No, al Baby Lodge devi andare, secondo me. No, che scuro... No, ti piace? No, è troppo lontano, mi puzza il culo. Non è che te puzza il culo, è che io non c'ho voglia di andare, è diverso. No, nel senso mi puzza il culo andare, c'è il cuore in culo, vabbè. Mamma mia, sti capelli, porca vacca. Ma aspetta, ma che numero sono i capelli? Quanto le serve? Dammi 200. Voglio bene, grazie. Oh, così che se mangiamo le lattine, guarda che roba. Sì, ma sei... Comunque, frate... Troppo sulla Garbo, fossi una bella figa ti darei un bacio. Se lo fossi io accetterei, però non lo sei, che devo fare?
facciamo diventare adesso. Non sembra brutto sto questo completo. Guarda che la facciamo diventare adesso. Dai, prendi le forbici. Addirittura, così affrettate. No, non mi so. Vuoi diventare donna subito? No, io no. Ah, non lei. Avevo capito che servivano le forbici a lei. No, mi dispiace completamente. Avevo fatto a lei l'operazione. L'amputaggio. Ma sono il cilindro. Facciamo quello che vuole. Ah, mi piacciono. Comunque, se le piacciono, contento lei, contenti tutti. Mi sembra un aviatore. Che dite? Dimmi, che cavolavoro, nel senso, anche il lavoro illegale. Signori, noi non è che vendiamo il lavoro, non abbiamo per noi il lavoro. Facciamo. Sì, che dite? Che questi occhiali? Non male. Oppure questi? No, questi no. Perché li vestitevi tutti quanti uguali? Così. Perché non possiamo? No, non è una domanda, allora, perché potete. Perché ci piacciamo vestiti uguali, ci garbiamo. Vabbè. Un bacio? Ah no, non sei una. No, è sbagliato. Cosa? No, no, era lui che. Allora, dammelo tu. No, buchi, ne sta bene. No, nessuno vuole darmi un bacio. Cosa ha bucato? Ma che... no, ci abbiamo il colore della maglietta diversa. Mi avvicinerei più. Come una maglietta diversa? Guarda. Ah no, eri in ombre. Un colpo d'oro in faccia. Com'è? Un colpo d'oro in faccia, tira. Se ha dell'oro da darmi. Se lo tocchi, mi sa che ti arriva un altro colpo d'oro in faccia, eh. Aspetti un attimo. Ma cosa avete? I cosi. Ah, i tirapugni. Aspetta che riesco un attimo una cosa dal culo, un attimo solo. Postalo. Preso questo. No, quella non ce l'ho, sincero. Perché sa perché no. Non mi piacciono a me. Questo è piccolino, lo metto nello zaino. Però là dietro a me non entra niente, capito? Il buco di uscita e non il buco d'entrata. Mamma mia. Mi fa dare in forza la spina dorsale, lo devo dire in modo sincero. Che la mette per dritto? Sì, la metto per dritto. Ma dici anche perché è per lungo. È un po' difficile che. Quell'altro dici. Quell'altro dici che torna. Sì, stava. Ha fatto. Te lo dici te. Proprio. Così tipo. Eccolo! No, in mezzo a via, presente. Non lo vedi più. È uguale. Come scusi? C'è l'occhio viola, perché dovete fare questi versi brutti? Che problemi hai? Anch'io ho l'occhio viola. Ma cosa ti dà fastidio? Che problemi ti fai? Che versi sono poi. Ok. Uno si sta strostando, le sembra una cosa brutta, mi sembra normale. Salve. Allora, vediamo chi c'è. Ivory. Immagino che sera sta incazzando. Oh, life. Ti devo dare i numeri? No, ma è sempre Ivory questo. Ah, è vero, me lo dimentico. Sì. Del mio amico Ivory. Giacca 139. Veloce. Ti piacciono gli occhiali? Maglietta. Maglietta 15. Posso vestire pure io. Braccia guanti 107. Posso vestire pure io come. Se vuoi uscire con. Diresti. Pantaloni? Pantaloni? 46. Giacca e guanti. Sì, torna un attimo. Pantaloni 46. Scarpe 35. Aspetta. Vedi che lo devi scrivere? Lo so, però... 35. Mi posso vestire come voi. Ok, 40... Scarpe? 35, 35, non 45. Sì. Non mi sembrano uguali. Posso vestire pure io come voi. Borse 35, 35. Oh, vi dovete levare dal cazzo. Ragazzi, toglietevi da davanti, per favore. Le braccia? E questo no. Boh, 107 io. Ma non è che sono donna, ragazzi. Non vorrei, però vabbè. Lo zaino? Borse 35, 35. Ernigni, ci sentite? Questi pantaloni celesti, che dite? Vabbè, non volete pantaloni celesti, okay. Io non so come scrivere. Non so se ti ci sta il cappello, ti escono i cappelli anche te. A me stanno tutti i cappelli. Allora se lo vuoi mettere il numero 5, colore 1. Dimmi.
Sembra dei criminali. Che? Mazzi criminali, io chiamo. E questo, mo, sai, non andiamo. No, fai i lavori quelli grossi. Quei potenti, quei forti. Carico di drink al Galaxy. Vabbè. Ah, ma vaffanculo. Eh già. Perché sennò ci scambiano per altra gente. Pure io voglio lavorare al Galaxy, come faccio? Come faccio? E contatti il direttore. Mettami il numero di direttore. Non ce l'ho. Sta su Twitter. Se arriva su Twitter. Oggi l'hanno scritto. Io non so nemmeno. Andiamo, ragazzi. Yes. Tutti quanti. Se vai su Twitter, non scherzo, lo trovi. Sì, poi bisogna adesso ha scritto quello giusto. Dai, dopo vado a spaccare le macchine della gente. Perfetto. Ah, te volevi vestire come noi. Poi ci vengono a romper cazzo a noi. Sì, capito? Sì, sì. Apposta, ma io volevo fare apposta. Giusto per farti. Vabbè. Per i coglioni. Sì, maggio. Andiamo al Galaxy a salvare tutti, che c'è anche Chang. Invece Vestri lo facevi fa come noi, lo facevi. Sì, poi andava a cagar cazzo di nuovo. No, poi succedeva il tempo che finiva. Il tempo che finiva di completo. C'è un motivo se quello è sempre da solo, no? Già. Ma? Comunque tanto ora vedi dopo quello che succedeva. Ma? Facciamoci vedere. Take her to the fucking ER, you asshole. Veloce, cambiarci veloce. Yeah, forte. Ho detto basta mille volte. No. Devo rimuovere qualcosa, se mi sbaglio. Hai visto? Rimuovia. Quale levo? Vabbè, le posso levare quelli lì. Quello nero che abbiamo appena cambiato. Quello nero lo posso levare, giusto? Sì, sì. Almeno mi sto stato allormando. Non c'ho più fiato. Scritto ufficiale. Questo me lo tengo, questo? Se la tequila. Buonasera, lei. Lui serve. Le piace il grigio, no? Le piace invece questo grigio verde mischiato? Che ne molto dice? Bello. Gli occhiali, vabbè, sai che io sono fuori dal comune. A me gustano tanto sti occhiali, non so che dirvi. Sono un po' strani. Dici? Vabbè, ma tanto basta fa così. E se levano. Dove cazzo stanno? Ecco. Oh sì, sono caduti. Uguale. E... allora, andiamo a cambiarci. Bisognerebbe fare una foto ai vestiti e mandarla direttamente per email. Così. Devo andare a cambiare, quindi posso farla. Sì, sì. Però Chang, ieri tutti? Lei ha chiuso gli occhi, quindi e cos'è successo? Tecnicamente niente, l'abbiamo lasciato, abbiamo parlato con Salvo, semplicemente hanno fatto una sparatoria nella rotonda dei blu,
Quindi Salvo voleva capire chi li aveva portati e tutto quanto. E Alexa! A quanto pare era proprio lui che li ha portati, però non sono sicuro di questo. Di conseguenza abbiamo fatto domande su Bretello, perché ci hanno, sai, no, che ci hanno fatto, ci hanno preso le pistole e noi le vogliamo indietro, ovviamente. E quindi gli abbiamo lasciato un numero, però hanno detto che gira con un signor Ettore Viandante. Quindi ho paura che questo numero arrivi direttamente a lui. Di conseguenza è una persona che, se mai si dovesse ritorcere contro, capite che non c'è guerra, nel senso che sarà tutto in una direzione. Scusa, ma in quale occasione Bratello ci ha preso le pistole? Non sei stato informato di questo? Forse sì. Non è davanti... questa, non è stata l'ultima volta, forse quella prima. No, quella prima probabilmente. Ah, ecco, vedi, sì, ok, ora mi torna, sì. C'era il Dio Supremo vicino. Fatto sta che... sto prendendo una Coca-Cola, raga, sto seccando, eh. Ce l'ho io. Datemela, veloci. Purtroppo non mi cade l'occhio lì, quindi... cioè, fortuna che non mi cade, perché sennò dovevo piegarmi a raccoglierlo ogni volta, Fatto sta che la pistola di chi aveva questo ragazzo l'ha ritrovata la polizia e gliel'ha data ad Andrea, meno male. Quindi niente di che, abbiamo parlato, quindi ho semplicemente paura che già un paio di volte oggi ci siamo visti con il vecchio, quindi capiamoci. Oggi c'è stata un'affluenza di macchine del 90% rispetto agli altri giorni che non passava nessuno. In più, nonostante quello, la gente viene a chiederci se possono lavorare qua. Allora, io non faccio uno più uno, però è molto strano. Prima non viene nessuno, adesso vengono tutti. Allora, la signorina che è venuta stasera, sì, colloquio anche con Enrico, loro non c'entrano niente. Ho parlato io con lei, cioè ero anch'io con Enrico. Ah, ecco, ricordo ecco. Perfettamente. Ok. Però capisci, è la stessa signorina che è la stessa signorina che siamo andati a parlare su del locale su in alto, te lo ricordi, quello lassù in cima. Esatto, la signorina si vuole licenziare di là e vuole venire a lavorare qua, in poche parole. Ah sì, una signora. Ha detto che è H24 qui in città, quindi lavora tanto. Blu scuro. L'Alexia, quella con i capelli rossi. Ti ricordi? Siamo andati a parlare. Ci siamo bevuti una birra con Enrico lassù a nord. È sorella dell'altra e sicuro licenziale. È la sorella dell'altra? Mi ha detto che sorella. Bisogna chiarire sta cosa. E magari stasera cerchiamo di chiarire bene sta cosa. E mi puzza. Eh sì. Anche perché il cavo dello... di su, l'avevo detto, il primo carico che aveva fatto qui, quando si stava parlando, aveva fatto sì, già abbiamo dei uomini addosso a lui, ora non so chi, cioè non ho detto il nome, però ha detto già abbiamo degli uomini addosso. Quindi, cosa... Chi ha detto che ha degli uomini addosso? Il capo quello lì che aveva venuto a fare il carico, il primo carico che abbiamo fatto, di whisky che loro ci hanno dato gli hot dog. Io stavo raccogliendo, non si era accorto che c'ero dietro. Vabbè, infatti abbiamo io. Ripetivi il loggio. Sì, ma non capisco. Loro hanno detto che hanno già degli uomini dietro a loro. Chi è che ha detto che ha degli uomini dietro a quella gente lì? Il capo. Il capo dei Bay Lodge ha detto che ha della gente dietro. Della gente. Penso, ma ora appena mi ha visto, io non voglio fatto... dire niente, ma detto la signorina c'erano più di tre uomini, quelli con il rossetto. E guarda caso, lui e il suo ragazzo uguali a noi, a parte i pantaloni che hanno cambiato. Ah, e lei viene a cercare lavoro con tre uomini? Sembra un po' strano, esattamente. Tata, che caso è una VIP? Da un giorno all'altro viene a cercare lavoro qua. Però lei è stata più o meno avvisata molto prima da Enrico, cioè gli abbiamo fatto una bella proposta, anzi. Che lei si pensava di andare in giro spogliata e tutto quanto, e noi gli abbiamo semplicemente detto che non era così. Sì, ciao, tempo fa diceva che lavorava in altri locali e gli chiedevano... Esatto. Invece noi gli abbiamo chiesto semplicemente di fare da ragazza immagine, però vestita come cazzo di pare lei, insomma, ecco. Come giusto che sia.
Ma se ci torna, se fila tutto il discorso che ci fa e verrà assunta, sarebbe ottimo per noi perché avremo possibilità di tenere il locale aperto sia il giorno sia la sera quando arriva Rico. Quindi non sarebbe male. Però bisogna vedere, bisogna. Però lei va bene, però serve qualcuno insieme a lei. Non può rimanere da sola in tutto il locale, perché sennò si fa due domande, dice, ma questi? Dove cazzo stanno? Prima Questi. arrivano, va, entrano, escono vestiti Questi diverso. era un discorso che si aveva fatto dall'inizio di Luva. Questo locale doveva essere solo per copertura. Ho Però capito. non si poteva fare, cioè nel senso si prendeva e si lasciava stare così. Sì, però per Niente. copertura deve avere anche un'entrata, perché altrimenti No, come li sì, giustifici? è quello. 10 A parte dipendenti. l'entrata, la lamentela della clientela, poi, Eh sì. che è quello che Amici, stavo dicendo, guarda a non me, gliel'hai fatto il capo finire il supremo dice: voi discorso. mi avete preso un'attività e cazzo fate? L'avete presa solo per il Era il posto? Fateci discorso che stavo capire. dicendo, però non mi avete fatto finire. Insomma, Amici. stavo dicendo di assumere altra gente che stanno sempre fissi qua e noi ci facciamo vedere molto poco qui al coso. Insomma, quello che penso io è tipo mettere gente a lavorare che H24 Considera stanno che nei è un locali, di numero, qua, di là. eh? È un numero da rispettare. Ci mancano. Cioè, allora, noi dobbiamo comunque continuare con il trasporto e queste cose qua, perché è la cosa che porta credito al locale, altrimenti il locale morirebbe. E l'unica cosa che manca è tenerlo aperto. Ci serve uno o due baristi che stiano qua bravo. Dalla mattina, cioè non dalla mattina alla sera, però visto Comunque che la la ragazza giornata. sta dalla Lady Girl Galaxy aperto, Lei ha detto eh? appena scritto su Twitter, attivati le notifiche, Porca puttana, ma dovrebbe darle se non mi tutto. cita le notifiche non mi arrivano. Notifiche di Twitter in generale. Sì, attiva le generali, tanto non è che squilla ogni 2x3, No, squilla ovunque. ogni 4x3. Però a me piace troppo il suono, quindi no, lo tengo. Comunque, anche se fate venire un po' di gente, cioè nel senso a lavorare qui, noi si Quella può dire che maglietta siamo con i buttafuori. la cosa bruciata, che dite se lo facciamo lavorare qua? Però solo lavoro, sei chiaro, non deve sapere nulla di nulla. Dobbiamo imparare a capire, a razionare le persone, chi va bene e chi no. Penso che Comunque, siete tutti diciamo, d'accordo con questo, ascoltami, ci andiamo a mettere tutti la maglietta come ce l'ha Gianluca. Così, bianca, e chi ha la camicia bianca butta fuori, insomma. E ci abbiamo questa scusa a dire che siamo i buttafuori, per questo siamo sempre fuori e dentro, fuori e dentro. Sì, con altri vestiti poi. Problema. Fuori, fuori, E fuori, quell'altro problema. dentro. Non mi importa il sentimento. Beh, scusate. Cioè, va bene finché dici. Cioè, io sta cosa della camicia non la direi proprio, perché un conto è che tu vai vestito in camicia, un conto è che vai vestito come vai vestito tu. E due domande le persone se le fanno. Guarda quello di prima. Ma Ma sto perché state discorso non vestiti? veniva Quello fuori. lì è quello là che secondo me Ola ha visto e che a me sta sul cazzo, capito? Beh, Perché sì. da un momento all'altro arrivare a non avere nessuno, a che tutti vogliono lavorare qua, mi sembra un po' una via da per culo. Ecco, semplicemente quello. Infatti lei stava già volando poi. Guarda che ci Comunque, stava Salvo oggi che mi ha chiamato, perché gli hai cosa detto vieni pure? inaspettata, eh? Perché non mi ha ancora dato il numero di telefono, gli avevo detto di mandarmi un messaggio. Adesso se mi dà il numero. Posso dire Pensa una bene, mi ha cosa? chiamato Salvo, ha detto che qua fuori stavano girando già due macchine, una Mercedes color benzina, c'era un bel po' di affluenza questa mattina qua davanti. Vabbè, posso dire una cosa? Insomma, Dica. il discorso che noi abbiamo questo lavoro per copertura, giusto? Sì, questo locale. Il discorso deve stare Qui vestiti. bisogna smettere di parlare però, raga. Sì, il discorso di stare vestiti si può fare anche una Dobbiamo casa? parlare in garage. Che è la E casa si può fare di. dappertutto, sì. La Sì, però casa la con i casa è vestiti. tua, non è mia, sua, No, loro. gli diamo le chiavi, Per quanto possiamo. hai un limite, non puoi darle a tutta la città. Posso Sì, parlare un ma a 10 secondo? sì, quello che ci serve a noi è 10, Posso limite a parlare? 10. Ok, sto avanzando una proposta ai. Angeli. Esatto, dove praticamente ci fanno il covo casa.
Sarebbe ottimo. Però tecnicamente loro non me lo danno da un giorno all'altro, mi hanno detto pure il perché. Ah sì, perché non le fanno Vabbè, tu l'hai sentito, sì, tu sì. L'hai sentito, quindi ci metteranno tutti gli elementi che vogliamo, tutte le cose, okay. Come vogliamo noi praticamente. E voglio quella cosa che aveva detto l'Angelo, tipo che va in prima... No, vabbè, quella è una cagata. Ha detto praticamente che se tu guardi bene sul tavolino e ti metti... con gli occhiali, capitemi, sì. In prima vista, ecco, sì. Si vedono le foto di loro, proprio tutti noi, di un'altra noi. Vita, le foto di un'altra vita. Sì. Io so anche, cioè io ho visto il muro, io sono entrato per puro caso là dentro e ho visto il muro e c'era il logo loro, no? Sai, come hanno fatto il centro commerciale? È bella sta cosa. È bella, sì. Quanto ci vorrà, più o meno? Non so, se me lo dite io avanzo richiesta anche agli altri perché giustamente... Ha detto ci sono altre famiglie che lo vogliono, insomma. Sì, quindi... non siamo gli unici che vogliono questo problema, cioè, insomma. Perché alla fine è un problema di tutti, sto fatto. No. Poi ci sposteremo, non staremo più lì, saremo da un'altra parte comunque. Il che mi è molto fattibile, però vorrei qualcosa vicino a Mirror, capito? Perché ci sono i blu, che mi danno molta, 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 molta calma. Sì, certo. Perché per noi abbiamo preso... Guarda, lì ci sono case, cioè la possono fare lì, Dici? Vabbè, se... Sì, se sono case tipo... Se ci danno... Vai, finisci. Faccio ticket e poi faccio TikTok e vi faccio sapere, va bene? Va bene. Okay. Sì, chiedi sempre in quella zona. Sì, quella zona lì vicino. Ma si può, Perché quando ci sono case che, tipo con questa cosa che vedete qui in mezzo... Sì. Potete, perché sono case affittabili, sono già... Però loro dell'agenzia mobile, sì. È solo che devono... Ma devono essere abbastanza grosse. Sì, e loro le fanno grosse, capito? Da dentro. Ok. Però fuori rimane sempre quella che è. Sì, no, certo. Anche perché altrimenti si... Cioè, come questo locale da fuori sembra una scatoletta di tonno. Però entri e guarda qui che c'è. Ma vedi che è l'unico locale che non ha un'insegna. Non abbiamo niente fuori con scritto Galaxy. No, sì, questo sì. Perché è un club, è un privé. Sì. Comunque, questa ragazza, non so se farla lavorare qua, sia un'ottima idea. No, infatti è per quello che dovevamo parlare anche con Enrico, sono rimasto molto vago. Un attimo nei miei pensieri sul divanetto. Va bene. Dicevi questo del Chang, vero? Tipo così volevo andare in giro. Ah sì, anche. Però non si può, ci hanno sgridato l'armeria. Ah. A vedere se arriva, visto che gli hai detto di venire. A vedere. Chan? È la verga dietro? Sì. Ah, ok. Cioè, ce l'abbiamo tutti così. Comunque, a dire, aumenta un po' i big money. Oddio. Aumenta un po'? La somma di denaro che dobbiamo dare ogni mese. Cioè, ma perché, scusa, ma non è compresa con il gang, il covo? Non penso. Sì, gang è tutto, a posto di stare 15, sta 25. E beh, cos'è, come un altro locale? Ah, allora sei di fuori, allora lasciaglielo dov'è, fuori di testa. Sono vestito come Monopoli, non sono Monopoli. Codemonio. Beh, una colletta. Ah, una colletta, hai voglia delle collette? C'è il Galaxy, poi si pensava anche un altro pacchetto, poi c'è quello della gang e siamo diventati Don Paperoni. C'è qualcuno? Venghisca. Eccoci qua. Miss, mi deve lasciare il numero che prima o poi non me lo sono segnato, sa? Sì, scusami. Niente. Eccoci. Sì, tu ti chiami? No.
Elena? Scusa, non ho sentito. Elena. Oh. Elena. 5-5-4-4-3-2-5. Vediamo se così me lo ricordo, altrimenti. Salve. Salve, mi dà una vodka? Certamente. Ecco, sì sì, così posso salvare anche il mio. E niente, tra mezz'oretta dovrebbe venire il direttore, così magari... Che già sono incinta di 4 mesi e mezzo. Urca. Ed è una bambina. Ok. Sì, sì. Si accomodi pure nel privé qua se vuole. Un attimo, posso fargli un'informazione? Anche due. Siccome il 15 mi devo sposare, vorrei fare una festa qua, si può? Oppure no? Il 15 di novembre, giusto? Sì, sì. Come no? Tanto io pago. No, 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 adesso non mi paghi niente, ci mancherebbe. No, no, no. Aspetta, aspetta. Sì, sì, ma stasera quando c'è anche il direttore parliamo anche della festa. Mi sembra che ce l'abbia accennato suo marito, forse. Non vorrei sbagliarmi. Prima avevo fatto a Baby, guarda che c'è stato, che mi licenzio, non credo più. Certo, certo, capisco. Sì, 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 ma per quello non c'è problema, poi stabiliamo la cifra con col direttore, ma non c'è nessun problema. Mi date anche una Coca-Cola. Non problema. Io non posso dirle un prezzo perché poi magari lui stabilisce l'altro. Aspetta, fai un attimo. Perché c'è da bere? Certo. Cosa vuole? La Coca-Cola va bene? La Coca-Cola sì, grazie. Sono che vende Audi. Qual è? No, Audi e Mercedes si fa una fatica a trovarli, impressionante. Non ho capito. Audi e Mercedes si fa veramente fatica a trovarli. Infatti, vorrei l'Audi, cazzo. Però non si trovano. Sì, cercavo anch'io una macchinina, io cercavo Mercedes, poi alla fine ho dovuto prendere l'exemplar perché non lo trovavo, quindi. Sai che il signore, aspetta, mi sposto giù, non dovrebbe sentire, però non si sa mai, sembra il signore dell'armeria, lo vedi lì davanti? Ah sì sì, sta davanti a me. Sembra sì. Quello lì dell'armeria, sembra. E niente, va bene, te lo volevo dire. Aspettiamo Enrico, va, ciao. Ciao 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 ciao. Grazie, arrivederci. Sì. Lei una bella. Un attimo, il mio collega va a prendere subito. Grazie. Io sono impegnato, io non si vede, ma sotto al tavolo sto a fare un drink. C'è l'apertura o no? Della birra. Mi sento. Mi senti? Ora sì. Ok, prima non c'eri quando parlavo degli hot dog. Gli hot dog? Sì. Sì. E cosa ho detto a riguardo? Non avevo detto che birra e hot dog è cose che non possiamo produrre, quindi non le possiamo usare tra di noi. Tra di noi la paga, eh? Ho capito, ma è Chan, cioè teniamo le cose per quando vengono i clienti e sono rompicoglioni, chiedono qualcosa che non abbiamo. Allora io dico che non...
cioè, no, gli dici, ti offro un altro cocktail e glielo offri. Noi non le paghiamo le cose, cioè, non devi fare la fattura tra di noi. Però le cose che non abbiamo non le date via, non le usate tra di voi, mi raccomando. Okay. Diglielo a Chan, spiegaglielo il perché, così almeno lo sa anche lui, non gli scappa mai di prenderla, ecco. Teniamole. Beh, per... una bottiglia di whisky, allora. Dagli un whisky, dagli un Havana, quello che vuoi, ma birra e hot dog, no. Cosa succede? Vuole non conoscere il capo. Penso che... se lo faccia presentare. Il suo numero fortunato? Sempre lì da sola... 24 ore su 24. Numero fortunato? 58. Offriamo questo, questo è buono. Quindi perché è da sola lì? 24 su 24, poi io sono incinta di 4 mesi e mezzo. Non vuoi che sei da sola, vedevo sempre dei post. Stavo sempre da sola, lavoravo tutto da sola. E cucinavo io. E a volte veniva i colleghi, andavano via dopo 5 minuti. Cioè, vi sembra normale che devo lavorare da sola? Ma lei è quella che si sposa? 15? Esatto. Cioè, la sua collega? Collega e vengono tardi e poi vanno via dopo 10 minuti. Sto fino alle 5 di mattino laggiù, da sola. Fino alle 5 di mattina? Poco tempo fa vedevo che scriveva sempre. Sorbolina. Collega, ho incontrato anche a Galage. Fino alle 5 di mattino sto lì, a volte alle 8 di mattino, quindi... Sorbolina. Povera signora. Sono un ottimo, sono un'ottima lavoratrice. Bene, bene. Ho fatto meccanico, ho fatto la ballerina, barista e la dottoressa. Come li ha girati tutti i lavori? Esatto. Cypher fa il bravo. Quindi stavo sempre da sola e la gente faceva make up, gli ebbo. Capo non si è mai fatto vedere. No, mai. Ma lei stava da sola o la sua collega? No, c'erano altre due colleghe con lei. Ma allora non era da sola? Sì, ma venivano tardi, verso le 11, e poi se andavano via dopo 10 minuti. Sono due sorelle? Ho letto, Babylogio aperto alle 15.30, alle 15.45 è chiuso. Ah, quindi lei non è lei sua sorella? No. Io non ho sorelle. Detto che era sua. Immaginavo che fosse male. Diciamo che queste qua, appena arrivavano in città, allora, scrivevano ai tipi, i tipi la passavano a prendere e se ne andavano. Cosa? Soltanto che lì è un po' pericoloso laggiù, perché ci sono lupi. Il puma! Allora, il puma, all'inaugurazione... All'inaugurazione hanno fatto l'aperitivo con me. Ero fuori a chiacchierare e è arrivato sto micione. Io, ah, bello sto micione! Lui non ha pensato la stessa cosa. No, le di uccidere, di sbranalo. Eh sì, ho notato. Tipo anche i lupi, che quando a notte, mamma mia, sentivo un lupo. Cos'è il lupo? Guarda, qui può stare tranquillo, la cosa più fastidiosa che può sentire è un ubriacone che mi piscia vicino alla porta. Però non sono, cioè, qui credo che non sono mai da sola, penso. E allora, noi durante... Sì. Lunedì pomeriggio e ci sto fino alle 6 di mattino. Diciamo che se lavorerà qui ci saremo di passaggio sicuramente, ma noi stiamo poco qui nel locale perché andiamo, cioè, sempre in giro tra la miniera, dobbiamo portare gli ordini che abbiamo nel camion. È coperto laggiù, no? Sì, sì, certo. Lei è brava a organizzare?
sì. No, perché magari ci servirà qualche idea per, non so, qualche serata o qualcosa. Diciamo, nei momenti in cui si annoia potrebbe pensare, no? Insomma, perché noi qui siamo più, cioè nel senso, dare una mano. Voce. Sto dicendo, siamo più per una mano a fare gli ordini agli altri, capito? Quello sì. Come? Quello non è un problema, ci pensa Wizard News. A noi ci serve proprio l'organizzazione, nel senso di da gente, capito? Proprio l'idea. Ero una direttrice di Bahamas io, nell'altra città. Ah, quindi esperienza. Ci ho fatto anche direttore di un certo bar. Due bar. Curca. Diciamo a coprire i turni ci siamo, è solo che siamo più per fare ordini e cose. Ora stiamo facendo i barristi perché non c'è nessuno. Lo so, però sai, posso fare barista e ballerina anche. Posso anche utilizzare le cose. Dalle 8 alle 11 come... Lo so, ma ora posso... Faccio io la ballerina, così guardi. No, no, preferisco la signorina che te come ballerina. No, risparmi. Mia, l'ultima volta Baby Logic ha fatto fare una figura. Faccio io la ballerina, guarda, così. Vabbè. Guarda che ballerina. Qualcuno gli dà una pedata, per piacere. Io ballo così. Che per i vestiti, come accordato con il direttore, li sceglie lei, no? Cioè, dico, sono anche pelosa io, figurati. Pericolosa? Così pugni mi spaventa. Sì, le pugni. C'è chi spaventa, c'è chi no. Con quel vocione. Io non mi spavento. Ciao, bella bimba, come ti chiami? Ugo. Oh. Oggi ho scoperto che è una bambina. È una bambina? Una bambina. Io ho capito, oggi ho scoperto che è una bambina. Vabbè. Il suo figliolo. Sì, mia figlia. Ah, congratulazioni. Come era Caroline. Caroline, bellissimo. No. Pensavo tipo con qualche nome francese, ormai si usa così. No, a me piacciono i nomi che non c'hanno nessuno. Nessuno, bravo. No, come me, Francesco, che è il primo nome azzeccato così a cazzo. Un po' caldo viene fresco. Il mio nome è un po'... ce l'ha particolare. Questa persona, un po' particolare, sì. Elena. Con l'accento è solo A. Elena. Elena. L'accento è solo A. No, Elena. Elena, e che ho detto io? Non è Elena. Un po' particolare. Elena. Beh, prima o poi lo imparerò, insomma. No. Tu devi imparare l'italiano, barista si scrive con R e si legge con R, non barrista. Che viene da Barry. Tutto di questo, se mi assumete, ma posso fare io, mi dovete dare il contatto di Dalassi su Twitter o posso farlo io e l'annunci? No, puoi farlo benissimo come privatamente. Okay. Basta che scrivi Galaxy aperto, dopo due o tre volte che lo scrivi lo... Guarda, sono una che lo scrive spesso. Ho visto. Ma non è male passargli anche quello commerciale, secondo me. Sì, magari in un futuro sicuramente. Adesso magari all'inizio. Certo, ovviamente passo... Un passo alla volta, esatto. Sarò in prova. Perché con tutte queste scale, se facciamo più di un passo alla volta, testimonio che può essere molto pericoloso. Un'ambulanza ogni 2x3 arriva qua. Un'ambulanza ogni 2x3 perché? Che lei prova a saltare le scale. Succede che se la fa con i denti. Non posso saltare le scale, io mi spiace. Vabbè, lei che è incinta deve fare ancora maggiore attenzione. Perché se rotola, rotolate in due. È la speranza che si fermi dopo. Già. Quando è che vi sposate? Non ho capito. 15 novembre, sta scritto sul telefono, mannaggia. All'Apple News, signore. Oh, io non le vedo ste news. Posso fare una battuta? Lui è proprio un uomo fortunato. Grazie. Vabbè.
Ditemi che l'avete capito, dai. Sì, ma vabbè. Era una battuta un po' così per lasciarvi l'amaro in bocca. E lasciami gridare. Per dire, è la verità. Guarda che mio marito è un po' geloso. No, 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 non era intenzionale la battuta, attenzione, no, no, no. No, no. Perché ci provano tutti con me, io ho un po' paura di quello. Ah, ma lei da quanto ho visto si sa difendere bene. Chiami spesso il suo ragazzo, così abbiamo pure più clienti, ovviamente. Almeno lui sta più sicuro, tu sei più contenta che c'è lui, noi abbiamo i clienti. E lui lavora ai polli. Ma l'ho visto, quello che stava qui, giusto? Quando? Prima aveva il rossetto. Gira con il rossetto. Sì, l'abbiamo visto al custom prima. Quel rossetto se lo deve levare. Sì, o poi anche sono gusti, magari le piace il rossetto. A me ha fatto i complimenti, eh. Io ho detto, io ho fatto i complimenti per il rossetto, lui mi ha fatto i complimenti per lo stile. E quindi siamo alla pari, eh. Capito, ma il rossetto se lo deve levare. No, perché? Non perché lei sta infierendo. E vabbè, a lei non piace, ma se è una questione di stile, mi scusi. Sì, se a lui piace il rossetto, perché? Come che si fa le unghie? Io le unghie non lo so fare. Ecco, questo qui non le dà punti, signorina. Allora, lei se le deve fare le unghie. È una miss. È più... Insomma, è un po' meno consono se lei facessi... Ma ora sto pensando alla mia piccola. Ah, capisco, sto pensando... Alla piccola gliele fa le unghie. Eh sì, sto pensando sì, lì. Non nascerà, sì. Intanto si sente... Vuole un po' di patatine, insomma, qualcosa a fame. No, no, grazie, non so posso. Ma io non ho capito, lei... No, vabbè, dai, non si può dire, non si può... Ma ormai non è che poi... Vicino a me, ma quasi mi impressiono, proprio della pancia. Poi io ho paura che si possa avere fame, queste cose così, non so perché. Un po' di voglia, di ciambelle... Quello da figlia subito. Se le porta la ciambella gliela offro io, giuro. La ciambella? Dove sta la ciambella? No, non c'è la ciambella. Abbiamo ciambelle. No. Come no? Oggi sono entrato nella caserma della centrale. Bella. Della centrale. No, no, ma che ciambelle. Ho Manu di fianco e gli faccio: Manu, ma tu immagina se io e te un giorno entrassimo da quella porta e diciamo: agente, buongiorno, stiamo prestando adesso servizio. 10-4, 10-4, capitano, 10-4. Ma voi immaginate una cosa del genere? Sarebbe fantastico. E Manu mi ha contrabbattuto dicendo: io vorrei fare il medico. Poi si mi ha fatto la multa perché non avevo lo sportello. Figurati. Signora, è pericoloso girare. Capito, ma se fate incidente, perché mi fate la multa? Chiamata, scusate. Ma l'incidente e poi la multa? Sì, infatti. Doppio danno. Chiama suo marito. Ah? Chiama suo marito, se posso chiederle. C'è scritto sulla app news, signore. Ah. Sempre visto annuncio, ma non ricordo nulla. No. Porco schifo, porco. Fortunato. Ah, ora capisco la... detto prima al mio amico. È la battuta, Tantissima cassa. Mia. O li tiro io un pugno. Ti ho detto, ma è che hai detto così per... Di suo marito. Ah? No, l'ha detto per essere simpatico. Capito. Perché lei è... brava ragazza. Molto fedele, mio marito, parecchio. Sembra giusto, fedeltà prima di tutto. E mi fido di lui. Anche fiducia, fiducia e fedeltà. Fedeltà. Fiducia. Fiducia e fedeltà. Un po' che così, ma siamo io e lui siamo all'antica. Cosa vuol dire? Vuol dire, come posso dirti, lui è molto romantico,
prima non c'erano queste cose. Mi bacia la mano, mi apriva la portiera. Prima non che bravo. Queste cose non esistono più. Ah certo, lo so. Lui proprio mi ha colpito tantissimo. Capisco. Sono una che è l'antica e ci è voluto per un bel po' per conquistarmi, eh? Immagino. Ma siete già sposati? Ancora no, ci sposiamo il 15. Sei all'antica però. Cosa? Ah, c'ha la pupa. Scusi il telefono, scusi un attimo. Sei pronto? Il veicolo, ci hanno inculato le moto. Che bella cosa, che bella cosa, che bella cosa. Vuoi raccontare a me se vuole? Non si preoccupi. Dimmi. Vieni però, altrimenti mi chiamano anche il mio. Ho capito, stiamo a... Checco, vieni, dai, andiamo. Vieni con noi, andiamo a polizia, andiamo a fare denunce. Sì, l'hai detto a Chan? Sì. Aspetta però, vai prima nei garage a vedere se come c'è. Come vice direttore del Galaxy posso richiedere anche una pattuglia qui quando siamo aperti, Però... N4. Sì, è solo che tenerla sempre un sbirri qui. Aspetta, vai prima a garage a vedere prima se ci sono. Là. Quanto si paga? Cosa si paga? Non si paga? Ma penso proprio di no, ma da quando in qua devo pagare gli sbirri? Che cazzo, l'SPD vuole fare tanti grossi, diamo copertura noi di qua di là e poi lo dobbiamo anche pagare. Andando a fanculo allora. Davvero con la K47 di dentro e faccio tutto. La K47 ci sta, Ci sta tutta. Con pelato di merda che fa... Raccete! Tutti! Siamo gli SPD! Er cazzo! Qui ci voleva Gianluca. Pasquale ci voleva, Pasquale, bravo. Pasquale ci voleva, Pasquale fra alla polizia che faceva er cazzo, dammi il veicolo, testa di cazzo, mica mi rompi i coglioni, non mi frega niente, te ce credo. Quella era forte, bra. Però era un poliziotto in un'altra città, quindi non era... Sì. 10-4, er cazzo. Chang che mi chiama? Signor Chang? Siamo un attimo alla centrale di polizia, stiamo facendo una piccola denuncia. Arriviamo su. Non so quando. E quindi niente. Ah, no, sono ritornate al... Stiamo arrivando al Galaxy, niente. E a questo punto ti lascio il veicolo. Chiedo scusa per il disturbo. Vabbè. Anzi, se posso disturbarvi, buon uomo, un kit di riparazione. Andiamo, al Galaxy, danni, al Galaxy. Andiamo. Avevo due, sono partito.
aspetta, c'è un'altra. Ma c'era il kit qua dentro? Non c'è niente qua dentro. Ma porca, ma che cazzo lasciate sti negozietti in mano a questi che non mandano? Ma voi avete fatto un concerto? Concerto? Volevo dire tipo no, abbiamo fatto un gioco di magia, un'esibizione. Quello sì, volevo dire. Esatto. Vuole vedere una magia? Sì. Si toglie il cappello? Io comunque ho chiamato l'ambulanza prima, ma mo vabbè. E in quello non la possiamo aiutare, signore. No, dico, come faccio? Ma li vendono i kit, le band, tipo? Non saprei. Vendono l'ospedale stesso. Vabbè, vediamo se mi danno trasporto. Ma quindi la magia? Se deve togliere il cappello, però non... Faccio io, gliela faccio io, guardi, Guarda attentamente, guarda le mie mani, guarda le mie mani. Aspetta, Guarda le mie mani, guarda le mie mani. Stai sempre lì a guardarle, guardale sempre. Fissale. Le fisso. Ancora di più, ti devi sforzare. Sto fissando, sforzare. Sto guardando. Sforzati. Sforzati ancora. Olè. Oh! Ma? Che magia, Comunque sembrava proprio una brutta mossa. Fallo sparire. Buonasera, Guarda. Ma tu vuoi la chiamata? Fa un po' di morfina, per caso? Sì, c'era una signorina dentro al coso lì, ma... è scappata. Scappata? Sì, è scappata. Comunque, guarda le mie mani, ora. Le faccio scomparire, Oli! Ma io lo volevo! Le faccio ricomparire. E il gioco del cappello, invece? Arrivederci. Olè, eccolo qua. Arrivederci. Tenga. Chiappalo. Chiappo. Ok. Grazie. Adesso dove lo metto? La macchina rubata? Ma chi l'ha mai vista questa macchina? Io non sono arrivata con quella. Io arrivo a piedi. Mica è arrivata lei, non ho sentito che c'era un'altra che ha chiamato. Sì, l'ho vista prima, era lì. La saluto, buon divertimento col pupazzo. Grazie, ciao. Arrivederci. Se vuole un passaggio. Magari. Aspetta un attimo. No, sulla moto no, perché già è andata la moto. Te chi? Okay. Ah, bene, lascia. Ecco col peluche. Si può col peluche? Sì, guarda lì. Aspetta. Aspetta. Tieni. Grazie, bro. Nulla. Era più un pelo di... che un carro di buoi. In effetti. E già. Soprattutto lei che c'aveva il Sydney fuori. Già. Però rispetto, perché è dei blu, rispetto. Sì, no, infatti non ho detto niente. Comunque si dovrebbero identificare un po' meglio, perché qua basta che mi faccio un ciuffo del petto blu, divento un blu anch'io. Esattamente, secondo me l'hanno fatta apposta. Fatta, andiamo al Galaxy, dai.
simpatici. Ciao ciao. Sono ciao ciao. Folletti in mania là. Ti sento. Non se parli. Sì, sì, mi sentite? Sì, sì, sì. Ora sì. Folletti in mania là. Sì, sì. Anche tu hai fanno ciao ciao. Mi fanno. Oh, ma... E niente. Così, Folletti. Un po' di musica. Tira fuori il telefono. Dove metti musica? C'ho un'applicazione che arriva direttamente in console. Vedi anche bello. Sì. Bello. Parla DJ la serata. Oh, troppo alta? Un po' sì. Che è bass. Ti faccio meglio. Perfetto. Sono abituato a metterla su là per quello che... To. Ti senti che bella? Poi quando inizia fa più schifo? Senti? To. Ballo di gallina cinese. Oh no, una gallina. Una gallina. Salta gallinella. Un po' musica. Gli altri? Boh. Erano assieme, hanno detto ci vediamo al Galaxy, ma hanno dato un passaggio a una ragazza con i capelli blu. Ma dove è andata la ragazza? Andate via? No, là. Ah, ok. Mi vede? Sì, sì, sarà nei pensieri un attimo. Voi signori, io vi saluto, ci vediamo domani pomeriggio con un'altra live. Ricordi di seguire la pagina Facebook per sapere quando vado in streaming e ciao!